Fabio Ricci, Alessandra Drusiano, coppia neonita e coppia del lavoro. Buongiorno. Grazie. Accomodatevi. La domanda che non va mai fatto nessuno, cerchiamo di essere originali. Perché mi chiamo Fabio e lei perché si chiama Alessandro? Ma non era meglio chiamarsi Drusiana? Perché Jalis? Jalis perché io ero appassionata del serial televisivo di Robinson e c'era una amica, compagna di stanza di università di una delle figlie del dottor Robinson che si chiamava Jalissa e da lì è piaciuto questo suono, questa melodia di questo nome, niente di particolare, perché proprio mi ha colpito. Quindi togli la A, metti la E, Jalis all'italiana. Compro una vocale. Esatto. Riavvolgiamo il nastro, 1996, palco dell'Ariston, le nuove proposte. Tra l'altro, bella coppia, già stavate insieme, però negavate. Spudoratamente. Perché negavate? Non capisci italiano, straniero. Adesso no. Io dico a te, perché tu negare che tu... Ma no, perché c'era questa diceria che lei, bella donna, doveva essere libera, sola. Il suo primo discografico mi disse, Fabio, tu scriverai canzoni per Alessandra, ma se scopro che state insieme, stop, non scrivi più. E quindi forse ci siamo portati un po' dietro questa cosa, questa paura anche di entrare nell'intimo, nel nostro mondo personale. Coppia collaudatissima, come ti ha conquistato? Ma devo dire che oltre al fatto di essere venuto ad accogliermi alla stazione Termini il famoso 6 gennaio del 92, mi ha conquistato con il sughetto della mamma, di nonna Elide, quindi mi portava tutti i giorni perché lui lavorava al bar dei genitori e quindi all'ora di pranzo la mamma faceva la tavola calda, insomma, quindi preparava questo sughetto con la salsiccia, con la carne, e lui ogni giorno mi portava il sughettino a casa e mi ha una cosa di casa, una cosa di casa. Una cosa di casa, cioè casereccia proprio. Sono le cose migliori. Le cose più buone. Insomma. Che bel nome Elide, io avevo una zia Elide, mi piace molto. Un nome di... Mia mamma ha fatto 90 anni e c'è nonna Bruna che quest'anno... Che farà 80. Tra pochi giorni fa 80 anni. Nonna Elide, allora, auguri di cuore. Allora, lo dico, 1997 vincete il Festival di Sanremo. Vincono il Festival 1997 di Sanremo i... Jalis! Da un bel po' di tempo. Grazie, sì. Grazie. Mi prendo una piccola libertà. Viviamo in tempi incerti, dove anche le più granitiche certezze si stanno sbriciolando sotto i nostri occhi. Troppo sì. Una certezza incrollabile è che voi venite sempre rimbalzati al Festival di Sanremo. Vi prego, continuate così. Dici che ci porta bene. Porta questa bene, cosa. Perché poi ogni anno venite respinti. Allora, potete entrare tranquillamente nel Guinness dei primati. Questo sicuro. E questo non ci avevo pensato, vedi? Questa è una bella cosa. Ecco. Quante volte vi siete proposti? Il prossimo anno è la 27esima, quindi sono già 26, adesso ci proponiamo per il prossimo anno, perché noi comunque non vogliamo rompere la tradizione. Certo. Cioè, sempre con un brano diverso, non vorrei che si pensasse che... cioè, magari sempre quello. Le tradizioni vanno rispettate. Però vabbè, noi andiamo avanti, cioè nel senso, questo è il nostro lavoro. Quest'anno sono 30 anni che noi abbiamo aperto la nostra piccola etichetta indipendente, subito nel 93, subito dopo che abbiamo iniziato la nostra avventura insieme. Quindi vincere un Festival di Sanremo con la propria etichetta indipendente significa crederci, sognare e cercare di inseguire quello che è il tuo lavoro di coppia, anche, no?
No, io mi sono permesso di scherzare, ma ci mancherebbe altro. L'ironia prima di tutto. Grazie. E la popolarità vostra dei Jalisse, come dire Mike qualche ma istante giusto fa. È Jalisse con la E finale, cioè non è Jalisse alla francese o Jalis, è Jalisse con la E. Capito Anna Maria Flora? Bene così, è la nostra autrice. Allora, una celebrità vostra talmente forte che siete stati chiamati a interpretare voi stessi in un film. Fiumi di parole, fiumi di parole tra noi, prima o poi ci portano via. Ti darò il mio cuore, ti darò il mio cuore se vuoi, se vuoi, ora parla con lui. Bellissimo. Non riesco a crederci. Abbiamo fatto 250 chilometri per venire a Pescara a vedere un concerto dei Jalisse. Dimmi che non è vero. Guarda che i Jalisse sono un pezzo di storia della musica leggera italiana. Allora, ex di Fausto Brizzi del 2009, che da poco è diventato papà di Eugenio assieme a Silvia. Fabio De Luigi è un vostro fan, al contrario della fidanzata. Tu prima dicevi dell'ironia, per quanto mi riguarda, pure voi però non scherziamo. Ma, cioè, noi abbiamo capito che forse dentro di noi c'è questa grande forza anche di prenderci in giro, e devo dire anche grazie a Fausto che ci ha fatto scoprire questo di noi. Quando io mandai una foto di Alessandra, era Pasqua credo, una cosa del genere, una foto a dei nostri amici che fanno casting, che si occupano di casting cinematografici, mi chiamò Fausto Brizzi e mi disse: ah, possiamo incontrarci? Io ho detto: chi? Chi sei? Io così ignorante come un cafone proprio. E poi no, notte prima degli esami, insomma, ci siamo incontrati a Roma e ho detto: dov'è la fregatura? Dov'è la sola, Fausto? Cioè, nel senso, come mai? Perché ti interessi a noi? E lui disse che vedendo questa fotografia di Alessandra gli è arrivata l'idea di scrivere una parte appunto di questo film proprio dedicata a noi Jalisse. Quindi o accettavamo noi o la parte andava sacrificata. E noi abbiamo detto: ci piace giocare, se dobbiamo giocare giochiamo insieme. E quindi da lì forse... Vi siete scelti un fuoriclasse per giocare. Beh, lì grazie a lui, anche perché insomma ci siamo veramente divertiti, anche con Gassman. Ambiti. E siamo diventati molto amici con Fausto, proprio grazie a questo insomma. Allora, parliamo della vostra famiglia. Angelica e Aurora, le vostre figlie, perché nel frattempo vi siete sposati. Tra una proposta e l'altra avete messo su famiglia. Certo. Vi siete famiglia sposati, diffusa, sono nate come la chiamiamo ormai. Angelica e Aurora. Quale delle due è più portata per la musica? Ma sicuramente, allora, entrambi amano la musica, entrambi ascoltano tantissima musica di tutti i generi possibili e immaginabili, ma sicuramente Aurora è quella che ha la vena più artistica delle due, che già scrive anche testi che lei vorrebbe musicare, solo che c'ha un grado di timidezza che a volte la frena, però sicuramente quando girerà la famosa chiave riuscirà a trovare la sua strada, sicuramente la più piccola avrà i suoi tempi, quindi noi non insistiamo, non... Bella Angelica. Famiglia! Angelica, in Norvegia si sta facendo il suo corso... Su Erasmus, quindi... Bella famiglia, bei genitori, però. Soddisfazioni ve ne siete tolte... Certo. Adesso però, e non è la canzone che presenterete per Sanremo. No, perché non potremo. Allora, concedeteci perdono. Va bene. Fabio Ricci, Alessandra Drusian, Jalisse. Io quest'amore non lo conosco. Quest'amore non lo capisco. Noi che siamo sempre stati insieme, non sappiamo chiedere il perdono, perdono, perdono. Ed io che ho passato i miei tempi e che gli anni di piombo sono stati un inferno, ti guardo e mi sento pesante, le mani che tremano dentro al ricordo. Passiamo allo stesso passante, che tanto ce n'è in abbondanza. Di amore e coraggio ci vivo, adesso che di anni ne ho tanta. Con te, con te. L'amore che abbiamo sognato, sai dirmi dov'è? Io, quest'amore non... Perdono, perdono.
Perdono! Perdono, e non perché abbiate cantato, anzi, in questo caso, grazie Fabio, Alessandra, Giallisse. E di musica in musica, adesso...